La Commissione europea è alla ricerca di soluzioni per porre fine al blocco della capacità ucraina di esportare. Kiev è il maggior produttore di grano in Europa e uno dei principali fornitori per il Medio Oriente e l'Africa, ma il blocco russo del Mar Nero sta rendendo quasi impossibile esportare le merci attraverso il mare. Per evitarlo, la Commissione chiede agli operatori del mercato di inviare camion e treni che possano aiutare a ridurre i tempi di attesa alla frontiera, fissati ora in una media di 16 giorni con un massimo di 30. Il commissario europeo dei trasporti è consapevole delle difficoltà del compito. Mettiamo che l'Ucraina debba esportare 20 milioni di tonnellate di grano in tre mesi e calcolando quanto può essere trasportato da un container, si finirebbe con numeri come 10.000 container da movimentare in tre mesi. È davvero impegnativo perché dobbiamo aumentare la capacità, i numeri, l'efficienza delle operazioni per rendere possibile che per il trasporto di questo grano vengano utilizzati molti più container. Much more wagons and barges are used to transport these grains. Il Mar Nero e il Mar d'Azov sono pieni di navi russe, come mostra l'area in rosso, il che significa che se anche i porti di Odessa e Mykolaiv sono ancora sotto il controllo delle forze ucraine, le navi comunque non possono partire. Così l'ambasciatore ucraino presso l'Unione Europea ha spiegato a Euronews la difficile situazione. È sicuramente un rischio per la sicurezza alimentare e uno dei punti principali durante questa visita di Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo a Odessa, è stato quello di mostrare che è la Russia a bloccare le esportazioni ucraine. Non è l'Ucraina che non vuole portare cibo sui mercati ed è per questo che cerchiamo percorsi alternativi. Il compito non sarà facile, poiché la ferrovia ucraina non è compatibile con la maggior parte del sistema ferroviario europeo, ma meno cereali ucraini sul mercato significa prezzi dei cereali più alti in tutto il mondo.